L'Italia è un paese con una grande storia e una grande anima. La cultura italiana viene portata avanti da generazioni, spesso viene preservata anche all'estero. In questo processo i giovani hanno un ruolo cruciale, ma si dice che l'Italia non è un paese per loro. Ma chi sono i giovani italiani oggi? Proviamo a farne un ritratto. Mi chiamo Matteo, ho 13 anni. Marco, 11. Io mi chiamo Matilde e ho 10 anni. Mi chiamo Dylan, ho 11 anni. Mi chiamo Gianira e ho 8 anni. Il mio nome è Mia, ho 14 anni. Mi chiamo Marco e ho 13 anni. Mi chiamo Noemi, ho 9 anni e vivo a Genova. Allora, io mi chiamo Marta e ho 16 anni. Io mi chiamo Irene, ho 16 anni. Mi chiamo Arianna Martinelli e ho 13 anni. Allora, io mi chiamo Loris Ferrando e sto per compiere 9 anni. Ciao, mi chiamo Emanuele, ho 15 anni. Io mi chiamo Gabriele, ho 10 anni e vado a scuola, ovviamente. Io mi chiamo Tamara, ho 11 anni e mezzo e vivo qui a Genova. Mi piacerebbe fare il calciatore perché il calcio mi piace come sport ed è bello anche perché magari perché sei più famoso e tutti ti applaudono, ti fanno i complimenti. Magari ricevi anche gli insulti, però è la cosa meno importante. E poi è anche bello essere tutti insieme, essere tutti uniti, una squadra. Il calciatore, perché il calcio mi fa sentire, cioè mi sfogo, perché sto con i miei amici e mi diverto molto. La mia passione sono le macchine. E da grande volevo aprire un concessionario di macchine con un mio amico. Mi piacciono soprattutto le macchine sportive e anche i SUV. Una macchina che mi piace è la Bugatti. Mi piacerebbe fare la pittrice perché mi piace molto disegnare. Sono molto ispirata a Van Gogh come pittore. Io pensavo qualcosa come psichiatra, però ho tantissime altre idee diversissime da essere un dottore, come per esempio fare il poliziotto, oppure lavorare come, cioè tipo lavorare allo zoo con gli animali, comunque, cioè lavori completamente diversi. Allora, ce ne ho tre: la maestra, la cantante o il sindaco. Mi piace molto la tecnologia, sono anche un abbastanza appassionato di macchine, questo. Una professione che mi ispira è fare l'informatico, però chi lo sa, poi bisogna anche avere un po' di fortuna, poi bisogna anche studiare per l'informatica. Io da grande con certezza non so cosa vorrei fare, però a me piacerebbe viaggiare il mondo oppure fare l'artista. Da grande, diciamo, vorrei... non vorrei stare a raccontare le solite cose che dicono più o meno tutti. Io semplicemente vorrei avere qualcosa di stabile, che mi possa permettere una vita dove io mi possa permettere questo, diciamo. Vorrei avere qualcosa che mi permetta di fare molte cose e che mi occupi poco tempo, diciamo. Vorrei essere il più libero possibile. Vorrei imparare molto sulla finanza, per esempio, sapere tante cose riguardo alla borsa, al marketing. Questo argomento qua, diciamo, mi interessa. Voglio fare lo psicologo perché mi rende felice sapere che dei bambini o delle persone si possono aprire con me. A me da grande piacerebbe molto fare il calciatore perché il giocatore che mi ha ispirato è stato Paolo Dybala. E io ho sempre seguito la Juventus da quando ero piccola, non ho sempre potuto vedere tutte le partite, ma quando ho visto Paolo Dybala giocare mi ha molto ispirato e voglio essere come lui. E soprattutto i suoi tacchetti neri mi piacciono molto, infatti li vorrei avere. Io da grande vorrei fare la ballerina perché da quando sono molto piccola ho la passione della danza. Un'idea precisa non c'è ancora. Però per adesso mi piacerebbe fare criminologia perché penso sia uno dei lavori che non mi annoierebbe mai. Allora, io non so ancora cosa voglio fare,
perché mi ritengo ancora un po' piccola, però avrei un'idea di qualcosa riguardante moda o design. L'idea di fare criminologia in realtà non è nata da una cosa in particolare. Inizialmente, anche da piccola, ho sempre voluto fare qualcosa riguardante o la medicina, comunque qualcosa che servisse ad aiutare gli altri. Mi piacerebbe proprio creare nuovi vestiti, o comunque anche per design, anche comunque design interni, arredare le case. Mi piacerebbe fare il chirurgo estetico per aiutare le persone a essere come vogliono e soprattutto per aiutarle a diventare quello che desiderano. E ci sono tante persone che vogliono migliorare il loro aspetto perché pensano che siano brutte, però non è vero. Però io li aiuto a diventare quello che vogliono e apprezzare loro stesse. Nel mio tempo libero sì, gioco a calcio, ma se non posso magari uscire a giocare a calcio, sto a casa a giocare alla Play. Due giochi in particolare, uno che è FIFA, che è dove ci sono i calciatori veri, e un altro che è un gioco di macchine dove si gioca a calcio con le macchine. Ho perso la parola. Il mio hobby è o giocare alla Play o uscire con gli amici a giocare a calcio. E nel mio tempo libero mi piace molto cantare a squarciagola, anche quando sono nella mia camera da sola. E per me, come la danza, è un modo per cui sfogarmi di qualcosa ed esprimere le mie emozioni. I miei vicini sono molto felici perché tutti i giorni metto un sacco di musica. Io pratico il tennis, faccio il tennis. È bello, è molto carino, però diciamo che non è uno sport che vorrei fare come agonistico, diciamo, perché non sono tanto una persona sportiva e tutte queste cose qua. Sto usando molti colori, cioè vari colori per fare molti dipinti, comunque mi sto continuando a esercitare ancora un po'. Mi trovo meglio quello acquerello, però ne uso anche un altro, che se non mi sbaglio è quello a tempera. Mi piace un sacco andare a pescare, per esempio, cosa che qua si può fare perché ovviamente c'è il mare, si può andare in canoa, l'unica cosa però non ho una barca, perché vabbè, si può sempre pescare dal molo, diciamo. Mi piacerebbe tanto andare in moto, però devo aspettare i 16 anni. Altra cosa, mi piacciono un sacco i videogiochi e mi piacerebbe andare a alcune fiere, diciamo tipo Lucca Comics, cose del genere, per trovarmi con gente che ha i miei stessi interessi, diciamo. Ho fatto un musical, però l'ho abbandonato. It's never too far, like you fly. You can chase come lioness up above. Singing churches so far of you fall. When I come and it's touch and it's just a cool and a dream impossible. Solo ho un hobby ed è andare in skate. Quindi lo skate mi piace un botto, anche se mi piglio delle panciate. Un pochino, no, tanto forti, che una volta me lo sono pigliato perché ho fatto tipo, sono stampato a terra. Basta essere decisi, pigliare la tavola, sbatterla a terra, metterci il piede, spingere più che puoi, fine, finito. Poi impari a fare le rampe e tutto. Prima facevo danza, però ho smesso l'anno scorso. Facevo hip hop, infatti era la mia preferita perché ti muovi molto. Mi piace disegnare, soprattutto animali, e anche stare con il mio cane. I miei hobby, ne ho più di uno, uno di quelli è disegnare, è quello che faccio più spesso. Perché posso sfruttare le mie fantasie nel modo più inimmaginabile. Mi piace molto anche la musica perché mi aiuta sempre e comunque è come se fosse una parte importante della mia vita. Come sport faccio jiu-jitsu e mi piace tanto perché mi piace, diciamo, lottare e
e secondo me aiuta anche psicologicamente o comunque aiuta anche fisicamente per difendersi o non lo so, ci sono delle situazioni in cui può capitare che serve un aiuto del genere. Lavoro, basket, bah, gioco con mia mamma, un po' con i miei gatti. Poi mi piace tanto leggere come hobby, tanto. E ho tante compagne di classe che leggono, per questo posso anche condividere, diciamo, tutte le mie opinioni, tutte queste cose qua. E un altro hobby probabilmente è disegnare, o forse un hobby che ai genitori non piace, sono, diciamo, i videogiochi, queste cose qua. Di solito esco con gli amici, che è una cosa che sembra banale, però in realtà è una cosa importante. E oppure anche quando magari sono a casa da sola, magari quando ero più piccola la vedevo come una cosa brutta e negativa, invece adesso ho bisogno di stare da sola nei miei spazi e quindi comunque anche lì magari, non so, mi guardo dei film o comunque penso da sola. Anche io, niente, esco con gli amici, ascolto un po' di musica e sì, soprattutto penso che stare da soli è molto importante perché niente, ripensi un po' a quello che hai fatto durante la giornata, sei litigato con qualcuno, ci ripensi. E... musica italiana più musica hip hop per riprendere la danza e canto e ballo nello stesso momento. Ballare è un modo per me per cui sfogarmi di qualcosa e quando ballo mi sento leggera come una nuvola, perché so che anche se sbaglio comunque posso recuperare sempre facendo anche un altro passo. E il mio hobby è giocare a calcio, infatti tutti i giorni cerco di andare al campo, ogni giorno chiedo mamma posso andare al campo perché mi piace molto giocare a calcio e voglio allenarmi, così poi appena ricomincio a settembre a fare gli allenamenti con il club. E oltretutto a me piace anche molto disegnare, ho fatto il concorso per il Lions Club, sono arrivato in una classifica non prima, ma sono tipo arrivato a livello italiano. Ciao! Il disegno non è che mi appassiona, però mi piace quando magari voglio esprimere qualcosa ma non riesco a esprimerlo, lo esprimo nei disegni. Tipo se sono arrabbiata un disegno più di colori scuri, se sono felice faccio magari tanti fiori, le farfalle. Questo disegno era sia per dimostrare che i disegni possono anche dimostrare le emozioni e sia per le 41 vittime morte a causa del Ponte Morandi il 14 agosto. Sì, mi piace la mia città e mi piace molto stare vicino allo stadio, perché tante volte quando ci vado vedo dei graffiti belli. Poi quando ci sono le partite mi piace andarci e andare a tifare per il Genoa. Mi piace la mia città perché è storica e c'è molte cose da guardare. Mi piace Genova perché ci sono molte cose belle di Genova, tipo la lanterna, l'acquario di Genova, comunque sono tipo attrazioni che almeno molta gente le va a vedere. Poi, cioè, a mio parere Genova non dovrebbe cambiare. Genova secondo me è una bella città. Io preferisco stare qui a Nervi dove sono che stare per esempio in centro, perché mi piace di più dato il paesaggio. Il mio posto preferito è il Porto Antico perché ci sono molte cose di Genova e ci sono anche molte cose del passato di Genova. E poi mi piace, cioè, non è che mi piace tanto, ma mi piace anche vedere le barche che partono. Salirci sopra no, perché mi fa un po' di paura, ma vederle partire alcune volte mi piacciono. E poi lì c'è anche, si può fare una passeggiata sul mare ed è molto bello. Mi piace salire sulle barche
perché mi piace guardare il mare mentre sono sul mare. Sì, mi piace tantissimo Genova, soprattutto Nervi, appunto, dove vivo. La trovo bellissima e trasferirmi per me sarebbe troppo difficile perché è un posto incantevole. E posti preferiti ne ho tanti, mi piace mare, montagna, città, cioè assolutamente tutto. E se dovrei scegliere probabilmente qualche posto al mare, insieme agli amici ovviamente. Beh, la città che mi piace un po' più di Genova è Recco, perché è molto bella, c'è il mare molto molto bello. Vorrei tanto vivere lì perché è molto pulita per me. A me Genova piace ovviamente, però questa posizione in cui sono io è un po' troppo urbana, quindi diciamo che arrivano i rumori delle moto, quindi, e per fortuna che abito una strada privata, per fortuna. In questo periodo frequento molti parchi di Nervi, anche perché quest'anno, dopo aver cambiato scuola l'anno scorso, appunto la mia scuola si trova lì e quindi sta diventando un po' un punto fisso, ecco. Sono sempre stata a Genova, non ho mai abbandonato la mia città. Io vivo a Genova e mi piace molto perché soprattutto il paesaggio. E il mio posto preferito è dove vivo io, ovvero San Desiderio, perché è molto, a parte che è pieno di natura ed è molto bello. Sì, mi piace molto la mia città, il centro e il porto, perché sono i posti in cui vado più spesso. Allora, di Genova cambierei tante cose. Tutti i graffiti, tutti i disegni che ci sono per le vie, perché secondo me la rovinano in sé. Non riesco molto a capire perché una persona non può buttare un qualcosa nella spazzatura invece che per strada. È tipo un campetto dove magari prima c'era il basket da una parte e c'erano delle porte con il calcio dall'altra, però soltanto che il campetto è piccolo e non c'è spazio per tutti. Poi ci sono alcuni che tipo c'è uno spazio bello grande e lo occupano tutto per giocarci a calcio, quindi vorrei che magari facessero un'area proprio apposta per il calcio, un'area per magari il monopattino, un'area proprio per il basket. Ci sono troppi lavori, bisogna un po' ridurli, cioè almeno bisogna farli un po' non tutti insieme. In verità mi piace tutto, però lo stadio che di Genova, che si trova nella zona di Marassi, mi piacerebbe che cambia luogo. San Pierdone non mi piace molto perché c'è molta gente che beve e l'ultima volta quando stavamo andando a casa c'erano due che si stavano picchiando e non mi piaceva. Questa zona un tempo non aveva niente, era deserta. Ci venivo io qua con i miei amici a giocare e c'era solamente lì un canestro. Ma poi è arrivata mia mamma e ha fatto cambiare le cose, perché qua l'erba era alta così. Qua non c'erano né giochi né altalene né niente. Poi ha fatto un'altra zona sotto, che è la zona picnic, dove ci sono le sedie e i tavoli da picnic dove mangiare, che c'era l'erba alta così. La mamma ha fatto tagliare tutto e ha costruito questi giardini. Cambierei l'inquinazione perché è sbagliato. Metterei al posto delle macchine a motore quelle elettriche che non inquinano. Vorrei che Genova sia un posto migliore. L'unica cosa sono dei ragazzi anche della mia età che non sono tanto in tono con il paese. Stanno molto tempo a criticarlo, che non c'è da fare niente, però in realtà non sanno che si trova in uno dei posti più belli d'Italia, per esempio. Del resto no, questo posto è bellissimo, lo dico anch'io. Ci sono sempre cose da fare, qualsiasi parte ti giri c'è sempre qualcosa che puoi fare, di qualsiasi genere.
Le mie origini sono metà italiane e metà sudamericane. Mio papà è peruviano e mia mamma è italiana. Sono felice di essere italiano, però preferivo anche essere sudamericano, di sapere già lo spagnolo. Siamo nati qui, quindi noi siamo italiani, ma abbiamo origini ecuadoriane e italiane. A me piace molto essere italiano, sono anche fiero perché comunque è una nazione che ha fatto molta strada ed è anche molto riconosciuta in molti paesi. Io sono orgogliosa di essere italiana perché ho in mente l'idea di italiano che sono io. Anche io. Io sono orgoglioso di vivere in Italia. Sì, molto. Per me l'Italia è un paese, cioè, sono nata qui, lo amo, mi piace tanto. È un paese particolare perché ci sono molte regioni che hanno molte bellezze, come monumenti storici o anche paesaggi molto belli. L'Italia è uno stato molto 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 importante perché ci sono tante cose belle da vedere e perché comunque la gente in tutte le città è molto diversa da dove vivo io a Genova. Manca le possibilità di trovare un lavoro stabile, perché cambierei il fatto che ci siano così pochi lavori e che le persone vengano pagate poco. Non so, proprio le menti delle persone dovrebbero cambiare, questo è un po' un problema, perché sì, poi in Italia vivono soprattutto persone più anziane rispetto ai giovani, quindi sono menti vecchie. Pensandoci bene, forse le persone, ma non solo persone che in generale rispondono male, ma anche mi immagino per esempio una coppia, anche non di una coppia tra donna e uomo, anche una coppia tra due uomini, tra due donne, che è sempre presa di mira, e vedere questa cosa non mi piace tanto. Oppure anche tipo la gente di colore che viene, cioè quando per esempio un ragazzo di colore passa, le persone che prendono le borsette, le tengono vicine, cioè proprio azioni piccole che fanno stare male queste persone che non fanno assolutamente nulla di sbagliato. Allora, rifacciamo. Allora. Cosa che devo dire? Aspetta. Cioè, secondo me la nostra generazione, cioè non so spiegarlo, è proprio una cosa a parte rispetto a quelle precedenti, perché sì, ad esempio i nostri genitori rispetto anche ai nostri nonni magari sono sicuramente più avanti, però cioè diciamo che è come se noi avessimo saltato una generazione su questo lato qua, siamo molto più avanti, perché non, cioè almeno la maggior parte di noi. Sì, in Italia ci sono molte persone, diciamo, con la mentalità chiusa. Per me che sono italiano, io l'Italia la vedo letteralmente come l'Italia. Cioè, so che ha una delle storie più belle del mondo, più antica, è nato praticamente tutto da qua. Più che altro ci sono delle cose che andrebbero sicuramente cambiate. So che per magari gente che viene da fuori, dall'estero, può sembrare un posto bellissimo, che lo è in effetti, però ci sono molti particolari che vengono trascurati. Non so se è una cosa che si può dire tanto. Per il resto invece c'è il cibo, che a parer mio è uno dei cibi buoni del mondo, c'è una varietà di cose immensa, persone con tante proprie culture diverse, ti basta spostarti anche di regione per capire che subito dopo, proprio quasi attaccato, c'è totalmente un modo di pensare diverso. Sì, una cosa importante, vorrei avere una famiglia, degli animali. Sì, perché è sempre al tuo fianco. Per me la famiglia è tutto, perché io voglio un sacco di bene a tutti i miei parenti, perché io e altri miei parenti siamo quasi tutti uguali nel modo di fare, quindi mi ci trovo bene sia per quello che perché ci vogliamo tutti bene, mi piace stare con loro. Sì, la famiglia è importante, però bisogna dire, la famiglia è qualsiasi gruppo di persone che si vogliono bene. Magari i genitori che si lasciano o che litigano sempre, che il figlio è costretto a sentire tutto quanto, quella lì è famiglia. Cioè, secondo me è più famiglia due persone che si vogliono bene, che possono essere qualsiasi cosa, piuttosto che due persone che non si vogliono bene ma che sono, tra virgolette, la famiglia tradizionale che tutti immaginavamo. Penserò sempre, ogni giorno, alla mia famiglia. Anche se ho un'altra famiglia, però
avrò sempre la mia famiglia che mi ha cresciuto. Secondo me la famiglia è importante perché a parte che stai con persone che ti vogliono bene e ti amano. Io voglio anche una famiglia, voglio insegnare ai miei figli che comunque che anch'io non abito nei palazzi di Dubai, sono ricchissima, ma anche con poco si può cominciare se riuscirò, se Dio vuole, se Dio mi permette di essere un calciatore, io prometto che insegnerò che con tanto sforzo si può raggiungere molto. Per me la famiglia è molto importante, certo. Ho un'idea di famiglia molto bella, avendo comunque una famiglia che va d'accordo, e ho sempre pensato che vorrei essere la madre dei miei figli come mia madre ha fatto con me, ma meglio. Cioè, perché, ritengo che lei abbia fatto le cose giuste, però con i miei figli vorrei fare le stesse cose ma migliorate, cioè non so come spiegarlo. Ho sempre sognato, ecco, di diventare madre. Sì, anche io. Poi magari è sempre scontato, diciamo, che uno debba avere magari anche un compagno, sposarsi, avere dei figli, anche se non lo è, perché magari per esempio i genitori ti dicono tieni questo per tuo figlio, ma come se fosse scontato che tu appunto vuoi averne, o comunque sì. Però io, sì, anche io come Marta, niente, ho sempre sognato di avere dei figli nella casa, tutti insieme. E poi adesso c'è una generazione che i figli non li vuole più nessuno in realtà. Cioè, infatti quando dico sì, vorrei 3-4 figli, mi guardano male come per dire sei pazza. Però non lo so, c'è una cosa che ho sempre sognato e mi piacerebbe avere una famiglia così. Magari non sei proprio libero al 100% di fare quello che vuoi, magari un giorno che ti svegli e vuoi andare a fare un viaggio, magari non puoi. Però comunque scegli nella vita cosa fare. Secondo me la famiglia anche adesso è molto importante perché ci aiuta ad andare avanti anche nei momenti un po' più difficili. No, sinceramente la nostra mamma non ci fa mancare mai niente, anzi alcune volte ci fa di tutto e alcune volte noi non apprezziamo quello che fa e ci pentiamo molto, e comunque dovremmo ringraziarla perché fa di tutto per noi. Vorrei sposarmi più tardi possibile, sinceramente, perché vorrei fare più esperienze così, vorrei sapere tante cose, vorrei girare il mondo, ecco. Un po' quello che vogliono tutti quanti alla fine. Però vorrei riuscirci davvero, ecco, perché alla fine questa cosa qua la vorrebbero tutti quanti, però in molti pensano come dire, vabbè, lo farò in futuro, però alla fine nessuno lo fa. Nessuno ha da dire, no, basta, oggi lo faccio. Vorrei fare la differenza in questo piccolo campo qui. All'incirca 20 anni mi sento famoso, mi sento molto conosciuto. Immagino il mio futuro bello, senza problemi, e di vivere tranquillo, soprattutto anche con la mia ragazza, e di avere una famiglia tranquilla. Non bere, perché a me non mi piace bere. Io guardo troppa TV e ovviamente ieri mi sono guardato un film di Una notte da leoni e ho sempre detto di non diventare come loro perché sono fuori di testa e si mettono sempre nei casini, e io ho sempre sperato di non mettermi mai nei casini con i miei amici. Non lo so, con proprio però una stanza apposta dove disegnare, con tutte le tecniche per fare dei bei dipinti. Ok, probabilmente tra 10 anni studierò come sto facendo ora, perché ho assolutamente intenzione di andare all'università, finirla a qualsiasi costo. Tra 30 anni, 50 anni non ne ho la minima idea, spero almeno di arrivarci. Però spero anzi che dopo appunto la laurea
potrò fare qualcosa di bello che comunque mi piace, appunto come psichiatria. Di solito non ci penso mai, penso solo al presente. Secondo me dopo 30 anni sarò sempre, cioè non sarà sempre uguale, però non è che sarà cambiato un sacco. Magari cambierò, forse potrò cambiare anche idea, forse non lo so, mi piacerebbe fare un'altra cosa oltre al disegno. Per esempio a me adesso piace anche tanto lo spazio, me ne sono interessata molto, però non lo so, da grande mi potrebbe piacere anche la chimica o la biologia, non lo so. Io, se Dio me lo permette, spero di essere su un campo a giocare per una squadra di professione, e io comunque ho già un progetto di mettermi dei soldi da parte di quello che guadagnerò, tipo un 10% di tutti gli stipendi, e così posso viaggiare e aiutare i bambini poveri. Mi piacerebbe molto viaggiare in America, andare in Sudafrica, andare in Canada e andare così in tutta Europa. Vorrei aprire un palazzo, diciamo, che qualche volta quando riesco, ovviamente ci lavoreranno delle persone perché non posso lavorarci solo io, che aiutano dei bambini che magari sono stati abbandonati o magari sono anche piccoli che li hanno lasciati in ospedale o che sono malati. Facciamo attività, vengono dei maestri a fargli fare delle cose, a fargli imparare, perché mi piace proprio vedere gli altri bambini o comunque adulti, ragazzini felici. Sinceramente poi, aspetta, in che senso? Riguardo al mio futuro, sinceramente non è che ci abbia mai pensato troppo, perché volevo tenermi, diciamo, la sorpresa. Però posso solamente sperare che sia quello che pianifico da sempre, cioè essere qualcuno di non superficiale, diciamo, vorrei essere qualcuno di importante. Però non da essere una persona che, diciamo, che se non c'è allora cade il governo, cade il mondo. Vorrei essere qualcuno che è importante, però non che serva letteralmente a tenere su un paese intero. Essere qualcuno che abbia il suo perché, ma che non sia troppo nell'occhio, diciamo, ecco. Magari abiterò ancora qua. Io vorrei, per esempio, andare a studiare all'estero, se ho la possibilità di fare questo. Ecco, mio papà lo dice sempre, le parole non contano. Quando devi fare qualcosa, contano i fatti. Se tu vuoi dimostrarmi qualcosa, tu devi farla. Il mio futuro lo vedo molto difficile da ora, perché secondo me non è molto facile crescere di tanto. Nel senso che poi quando una persona è cresciuta, tipo a 20 anni, a 19 anni, tutto cambia dall'essere bambino e quindi tutti i modi diventano anche più difficili. Però per me, se li superiamo tutti in modo calmo e pacifico, secondo me li posso superare tutti quanti. Allora, il mio futuro lo vedo come il lavoro che vorrei sempre fare, ovvero il chirurgo estetico. Spero di avere qualcuno accanto insieme a me, una compagna, che soprattutto mi ami, ovviamente, e anche un cane, il bassotto, che è il mio preferito. In questo momento il futuro non lo vedo, cioè è un po' difficile pensare al futuro in questo momento, ma oltre a guerre e robe così, cioè non lo so, cioè in una mia idea di futuro, cioè, vedo delle belle cose. Poi se invece mi collego alla realtà, la vedo un po' più critica la situazione. Quindi per quello che penso io, vedo delle cose belle, però perché sono le cose che vorrei avere, però poi niente, pensando, come ha detto, alla realtà, non so neanche se succederanno le cose che voglio. Quindi il sognare un futuro, immaginarselo, c'è. E c'è sempre stato, ma proprio da piccoli anche. Il problema poi crescendo è che capisci che non tutto quello che vorresti poi accadrà. Quindi è un po' più complicato, ecco, anche credere nei propri sogni. Per me la felicità è un momento che può ripetersi spesso oppure meno. Dipende dalla persona, ma secondo me la felicità è un qualcosa di veramente speciale. Non come ricevere un regalino o, non so,
andare al mare dopo tanto tempo. Secondo me è una cosa veramente di, cioè un qualcosa veramente di speciale. È una cosa bella. La mia famiglia, i miei due animali, sono felice. Per me la felicità è quando qualcuno magari ha ottenuto tutti i suoi obiettivi, tutte le sue cose, e allora si sente orgoglioso, si sente felice, che non deve più pensare a queste cose. E per me invece, per essere più felice, mi servirebbe nulla. La felicità di tutti, secondo me, si può ottenere magari dandogli qualcosa che gli serve, quello che gli manca, e così hai la felicità di tutti. La felicità di essere felici e di divertirti con gli, con gli altri. Se sei triste, non, nessuno ti cerca e stai sempre isolato. Invece se sei felice, stai con gli altri e non stai isolato. La felicità è quando stai bene con una persona, che scherzate, comunque stai bene con quelle persone e sei felice. Per me la felicità è un'emozione molto forte che si può sia trasmettere che non, e secondo me ogni persona può avere un po' di felicità nel suo mondo, nel suo cervello, comunque corpo, però certe volte qualche pezzettino di felicità scompare e quindi si rimane un po' tristi. In questo momento molto, molto, molto felice, e perché sono orgogliosa di aver fatto questo traguardo da quando sono piccola ad ora. E non so in futuro, però per ora sono molto orgogliosa di me. Secondo me la felicità è stare anche in proprio con la famiglia, anche con un pezzo di pane, ma sei in famiglia e puoi parlare con loro. Anche sotto un ponte che ti stai dividendo un pezzo di pane, ti senti felice perché non sono le cose materiali che ti aiutano, sono la famiglia e poi le persone che ti sostengono. Per me la felicità sono due cose. La prima cosa è aiutare gli altri e la seconda cosa è che è proprio essere in famiglia, perché comunque sentirò sempre l'amore delle persone che mi vogliono bene, che non mi vogliono solo perché abbiamo i soldi e per queste cose qua, ma proprio perché come sono io, come sono fatta. La felicità è stare con i miei amici e comportarsi bene e fare a loro quello che gli interessa di più, perché sennò loro non diventano amici. Quindi se gli fai fare tu le cose che gli vogliono far tu, tipo, non so, io voglio giocare a nascondino e loro no, gli dico va bene, per me va bene il gioco che hai scelto. Sì, no, ogni tanto scelgono anche il mio gioco. La felicità è sicuramente, sicuramente tutto ciò che è attorno, anche perché in caso, però anche la famiglia. Per essere felice non mi manca praticamente niente, sono praticamente a posto, quindi normale, niente di che. Quando avrò il cellulare sarò in effetti felice, ma è quello ovvio. È difficile. La felicità è qualcosa che mi fa star bene, direi. Cioè, una cosa che mi fa star bene, come le persone mie care e le attività, cioè, diciamo, che faccio, cioè è una domanda un po' difficile in realtà, credo che tutti risponderebbero come me, però sì, in fin dei conti è quello, cioè le cose che mi fanno star bene è la felicità. Non lo so, ognuno ha una definizione diversa, non c'è una definizione precisa per tutti. Io finora non penso di aver mai provato felicità, cioè ho provato contentezza, allegria, però la felicità, boh, cioè non credo. È un po' un concetto
che bisogna scoprire poi crescendo. Ma non lo so, perché c'è proprio la felicità in sé, non so cosa sia. Forse anche il fatto di star meglio con me stessa potrebbe aiutare. Però, cioè, essendo nel periodo dell'adolescenza, ovviamente questo in questo momento non c'è, quindi... Ok, questa è una domanda difficile. Diciamo, ci sono tanti aspetti di questa cosa, perché la felicità può essere benissimo temporanea, che ne so, hai fame, mangi un cibo che ti piace, quella in quel momento è la felicità. Per quel momento tu sei felice. Però bisogna vedere, se tu intendi felicità, come per dire, per esempio, una persona potrebbe essere felice dicendo voglio vivere in campagna, voglio avere una fattoria. Quando hai quelle cose, tu sei felice per fino alla fine dei tuoi giorni. Perché hai letteralmente avuto quello che... Cioè, ecco, felicità è raggiungere gli obiettivi che ti poni. Se tu non hai obiettivi e non ti poni nessun traguardo da raggiungere, tu non sarai mai al 100% felice. Cioè, puoi esserlo dicendo, va bene, non ho obiettivi, sono calmo, non ho nulla da fare, ok. Però se non hai obiettivi, cioè, mi viene da dire, per cosa stai vivendo? Cioè, tu vuoi vivere e devi allora raggiungere degli obiettivi e andare avanti con quello che vuoi fare. Devi andare sempre oltre, diciamo. Vorrei dire agli altri ragazzi di non essere agitati e di essere calmi, ma soprattutto di pensare a cosa dire. Dovreste sperare o sognare, comunque andare sempre avanti e avere un obiettivo, continuate a seguirlo e continuate sempre a sperare, a sognare, a fare il più possibile per arrivarci. Che vi dovrete comportare molto bene in futuro, perché così avrete molti più regali. Regali di tutto, abbracci, regali in generale. Spero molto che non vi sentiate soli e che comunque riuscirete a fare tutti i vostri sogni, riuscirete a realizzarli e spero che stiate bene. Io vi auguro tutta la felicità e credete in voi stessi, perché la vita non puoi smettere di fare una cosa perché sbagli una volta. Se cadi rialzati perché devi farlo, perché se cadi ma non ti rialzi rimarrai sempre nello stesso punto e ti sentirai male. Non pensare che sarai solo, perché ci saranno altre persone intorno a te che ti vorranno bene e che ti amano. Probabilmente quello che vorrei dire è che tutti voi fate quello che vi piace fare, divertitevi, però diciamo cercate di non intossicare con l'altra gente, perché diciamo ai giorni d'oggi, non voglio sembrare una vecchietta o qualcosa del genere, però diciamo che ci sono tante cose brutte che di solito vengono fatte maggiormente dagli adolescenti, e che comunque la loro felicità e il loro sentirsi bene non vada a, diciamo, a ferire gli altri. Bisogna cercare di andare avanti nonostante i giudizi delle persone, perché quelli ci saranno sempre, cioè ci sarà sempre qualcuno che ti critica, cioè, che dirà no, questo che hai fatto non va bene, questo non va bene. Un messaggio da dare a tutti è di credere sempre in voi stessi e non fare entrare le emozioni negative dentro il vostro corpo. Anche se entrano, toglierle, perché bisogna essere tutti felici e credere sempre in noi stessi, anche se sbagliamo qualcosa. Ognuno deve essere se stesso e soprattutto deve amare chi vuole. E le persone... Devono essere sempre coerenti e rispettare altre persone che possono essere diverse da loro. Godetevi la vita in tutti i momenti, anche se cadete rialzatevi come ho fatto io in skate. Quindi godetevi le cadute che farete, se fate skate godetevi le cadute, se fate bici godetevi le fiancate che piglierete se cadete così, e godetevi tutto. Potrebbe non significare nulla da me che ve lo sto dicendo attraverso uno schermo, diciamo, però
Voi che siete lì sul, magari su un divano a guardarmi, ponetevi degli obiettivi, pensate, che cosa posso fare domani per migliorare me stesso? Diciamo, cosa posso raggiungere domani, o anche solamente in mesi o anni? Ponetevi un obiettivo e raggiungete, perché una volta che avete raggiunto quell'obiettivo lì, vi verrà voglia di raggiungerne altri, e così è la scala verso il successo. Ponetevi degli obiettivi e raggiungeteli. Vi dico un messaggio. La vita è bella, ovviamente.